Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, io e la mia faccia storta, perché boh, non riesco a capire se sono dritta e i miei capelli strani, oggi siamo qui per fare un video che una ragazza mi ha suggerito, però che effettivamente mi giravo da un po' di tempo. Ovvero la mia collezione di rossetti MAC, come penso avrete letto anche dal titolo. Non faccio questo video perché mi sento un sacco figa, anche se devo dire che la soddisfazione c'è nell'avere 7 rossettini MAC, ma più che altro perché volevo mostrarvi quelli che possiedo, perché ci tengo tantissimo a tutti, in particolare perché molti di questi sono dei regali, quindi sono molto legati comunque a una cosa sentimentale. Lo sapete che io sono sentimentale nella vita, strappalacrime anche per i rossetti, rendiamoci conto. Forever alone. Vi volevo far vedere appunto questi rossetti, vi li faccio vedere chiaramente anche indossati, ve ne parlo, vi spiego perché ho questi, perché mi piacciono, eccetera. Una piccola premessa che volevo fare è che questi rossetti, cioè i rossetti di MAC, secondo me sono i migliori rossetti in commercio. E so che è una grande banalità dirvelo perché sicuramente lo saprete già, ma è vero, cioè secondo me i rossetti MAC sono i migliori in commercio. Per quanto siano validi i rossetti anche molto molto più economici o comunque di altre marche, secondo me i rossetti di MAC per colorazione, per qualità, per durata, per pigmentazione, per qualsiasi cosa sono veramente i migliori rossetti. Per quanto il prezzo sia abbastanza, diciamo, proibitivo, perché costano diciamo 19 euro, 19,50 a seconda che voi li compriate in negozio oppure gli store coin, insomma i rivenditori, i corner vari, secondo me sono dei rossetti che valgono veramente tantissimo. Il primo che vi faccio vedere è questo qui, che è l'unico di quelli che ho che non è della linea standard. Insomma, questo qui è un Pro Longwear Lip Cream nel colore Love Forever, è stato un regalo di Giulia, ciao Giulia. E sapete che mi aveva regalato moltissime cose, insieme c'era anche questo rossetto che mi piace tantissimo, è un bellissimo fucsia. Lo metto e poi ve ne parlo un po'. Ok, l'ho messo malissimo, voi ignorate questa cosa. Comunque, ve lo faccio vedere anche un pochino più da vicino, magari. Eccolo qua. È un bellissimo, bellissimo fucsia. Mi piace molto, questo qui chiaramente lo indosso molto più volentieri nella stagione calda, perché comunque d'inverno un colore del genere stona un po', però mi piace molto indossarlo. La caratteristica di questi rossetti Pro Longwear è che appunto sono a lunga durata. Il fatto che siano a lunga durata fa cambiare di molto la consistenza rispetto ai rossetti della linea standard, perché questi qui sono comunque molto cremosi, molto idratanti, sebbene mantengano comunque una buona pigmentazione, perché come vedete il colore comunque è molto pieno, ma la consistenza è diversa, è quasi come un gloss, perché la consistenza è molto appiccicosa, sono quasi quasi fastidiosi se non vi piacciono le lucide labbra come consistenza. Io adoro l'appiccicume e quindi mi piace moltissimo questa consistenza, perché lascia comunque le labbra molto morbide. Mi piace, devo fare sempre questa cosa, molto morbide, mi piace moltissimo questo rossetto, oltre ad essere un bellissimo colore. Dopo un tot che ce l'avete indosso, adesso non ricordo precisamente quanto, però diciamo un'oretta circa, si asciugano e rimangono opachi, nonostante rimanga comunque la consistenza abbastanza morbida, quindi non seccano le labbra, durano tantissimo. Io questo qua l'ho tenuto anche per 7-8 ore di fila, durano un bel po', però effettivamente dopo un tot di ore, tipo 5-6 ore, cominciano a sbiadire all'interno delle labbra, perché chiaramente parlando, eccetera, con la parte interna delle labbra sempre umida per la saliva, alla fine il rossetto se ne va, ma penso qualunque rossetto, e seccando, se ovviamente si secca più verso l'esterno e verso l'interno, invece fa più fatica a prendere perché le labbra sono più bagnate. Però come un classico rossetto sicuramente, cioè, fa questa cosa, insomma, penso che non esista nessun rossetto che dopo un tot di ore, anche 20 ore, alla fine si asciuga e rimane leggermente più sbiadito verso l'interno. Però la durata è veramente molto valida, la consistenza mi piace moltissimo, il colore anche. Ce ne sono anche tantissimi altri, e penso che questi rossetti costino leggermente di più della linea base, ma non vorrei dire una cavolata, essendo un regalo il prezzo non lo so. Eccoci qua, il secondo rossetto che vi faccio vedere è Speak Louder. Speak Louder è un cream sheen ed è stato il primo rossetto di MAC che ho mai posseduto, è stato un regalo di compleanno della mia nonna ed è veramente bellissimo. Quando l'ho comprato ancora non avevo puntato, diciamo, alla mia collezione futura di rossetti matte, perché la maggior parte dei rossetti che ho sono tutti quanti opachi, matte. Però mi sono molto innamorata di questo colore, perché effettivamente è un colore molto carino, che tra l'altro non so neanche come descrivervi, ve lo faccio vedere anche questo più vicino.
perché è esattamente a metà tra un pesca e un fucsia. È veramente bellissimo, mi piace molto il colore. E tra l'altro la consistenza cremosa, essendo questo qui un cream sheen, si nota non soltanto sulle labbra, che ovviamente il colore è molto più cremoso, dura di meno perché comunque il rossetto è molto più cremoso, più lucido, ma si nota anche nel tubetto, perché come potete notare è molto molto più consumato, ed è sì perché lo uso spesso, ma anche perché il rossetto così cremoso rilascia più prodotto una volta steso sulle labbra. Questo è bellissimo, mi piace molto. La linea cream sheen di MAC è molto particolare, perché nonostante i rossetti siano più cremosi e più morbidi, sono comunque molto pigmentati, i colori sono molto molto belli. Io ho solo questo di cream sheen, però ce ne sono altri che reputo molto molto carini. Comunque questo qua mi piace tantissimo, è un bellissimo colore secondo me. Nonostante sia cremoso, comunque la durata è valida, quindi dura abbastanza ore, perché anche lui dopo un po' si asciuga, ed è veramente bello, secondo me vale sicuramente la pena. Non l'ho visto molto chiacchierato, però a me piace tantissimo questo rossetto, penso che sia molto carino, anche se non è molto celebre, però mi piace molto. Passiamo al rossetto più bello che ho, il rossetto che preferisco da tutti quelli che ho, e io ne ho tipo 40 di rossetti, se non di più, ed è Ruby Woo. Ruby Woo è il rossetto che più ho bramato, che più amo, ed è bellissimo. Secondo me è il rossetto più bello, non solo di MAC, ma di tutti i rossetti del mondo. Cioè, sono innamoratissima di questo rossetto. Questo qui è un retro matte. No, è un matte, non un retro matte, è un matte. Tutta fomentata, già stavo toppando. Come potete notare, rispetto a Speak Louder è molto più asciutto, molto più opaco, ed è bellissimo. Questo rossetto è una grande controversia, perché nonostante il colore sia bellissimo e il finish sia completamente opaco, ha una durata molto particolare, perché dura sì tanto, però essendo così asciutto, così matte, è uno di quelli più duri da stendere, tra virgolette, e tende a segnare appunto il contorno delle labbra, cioè si asciuga benissimo all'esterno e all'interno invece rimane proprio la riga qua all'interno, dopo un tot che parlate, che bevete, eccetera. Però secondo me è il rossetto più bello di MAC, assolutamente. Molte ragazze lo criticano per questo motivo, ma secondo me non esiste un rossetto così bello. Io non ho mai trovato, lo giuro, io ho tantissimi rossi, nessuno è un dupe di Ruby Woo identico, nessuno lo è. È veramente bellissimo, come potete vedere è molto consumato, lo uso molto molto spesso. Secondo me l'unica accortezza da prendere, insomma, quando lo stendete, è magari applicare al di sotto, come io adesso non ho fatto perché vi faccio vedere il colore fedele, però applicare al di sotto magari una matita rossa, una matita color carne, un primer, un qualcosa che faccia attecchire benissimo il colore anche all'interno delle labbra, quindi nella parte più interna del labbro, specialmente quello inferiore, perché quando parlate se ne va proprio il rossetto, e poi portarselo dietro semplicemente se dovete stare in giro per molte ore. È una cosa che io faccio con tutti i rossetti, me lo metto in borsa, lo porto dietro e quando mi serve lo vado a riapplicare. Per il resto penso che non ci sia niente da dire, è veramente un bellissimo rossetto, io lo adoro, l'ho bramato per anni e finalmente l'ho preso l'anno scorso ed è bellissimo davvero. E tra l'altro non mi secca tantissimo le labbra a me, penso di essere abbastanza un'eccezione, perché ho visto che moltissime ragazze invece riscontrano questo problema, tra virgolette, con i matte di MAC, non tutti, però la maggior parte dei matte di MAC, è tipo uno scioglilingua da dire, seccano moltissimo le labbra, però basta avere anche qui un po' di accortezza, burro di cacao sempre, lo scrub, eccetera, e è una cosa che si adotta con ogni tipo di smalto, di rossetto opaco, ed è veramente favoloso il Ruby Woo. Altro rossetto sufficientemente celebre è Flat Out Fabulous. Questo qui è un retro matte, quindi è leggermente più opaco rispetto agli altri, però questo qua rispetto al Ruby Woo è molto più morbido. Il Ruby Woo è veramente un'eccezione, penso che sia proprio la formulazione del rossetto, è tra quelli più secchi di quei rossetti opachi. Questo qua è 100 volte più cremoso e confortevole sulle labbra, il colore è sempre molto molto bello, è questo bellissimo viola acceso, è un fucsia violaceo, insomma mi piace veramente moltissimo. Anche di questo non ho mai trovato un dupe uguale, ci sono molti rossetti che sì, si assomigliano molto e si avvicinano moltissimo alla nuance di questo rossetto, ma secondo me uno uguale non c'è. È bellissimo, lo trovo veramente molto bello, sulle labbra è super super confortevole, nella videocamera sembra meno acceso, in realtà è veramente molto acceso come colore, però mi piace tantissimo, non c'è veramente niente da dire neanche su questo rossetto, è molto molto bello.
E secondo me questo rossetto sta da Dio alle ragazze bionde. Io ormai non lo sono più, però mi piace moltissimo comunque anche sulle ragazze more. Però secondo me sulle bionde sta benissimo questo colore. Penso che sulle bionde i colori sul fucsia, sul viola siano una favola. Comunque io lo utilizzerò sempre con molta dedizione perché è veramente molto molto carino. Passiamo ad un altro matte che fa sempre parte, diciamo, della famiglia degli scivolosi ed è Diva. Io spero che non mi vada sui denti perché questo qua è veramente un rossetto assurdo, infatti non l'ho messo benissimo, però rendiamoci conto della scurezza, dell'oscurità di questo rossetto e quindi è molto difficile da stendere, comunque bisogna fare molta attenzione. Questo qui è il rossetto più scuro che ho di tutti quelli di MAC, ma penso anche in assoluto, ed è veramente bellissimo. Sulle labbra tende un po' al marrone, un po' al rosso molto scuro, al rosso sangue scurissimo. Mi piace moltissimo. Quando avevo visto Diva nei video mi sembrava molto più violaceo come colore. In realtà appunto è più mattone rosso, insomma un colore molto particolare, molto scuro. Quindi vi devono piacere i rossetti molto scuri. Io adoro i rossetti molto scuri. Questo qui tra l'altro per me ha un valore tantissimo, ha un valore diciamo tanto grande, insomma tantissimo, non c'entra niente, perché l'ho occupato ad Amsterdam, che è stato uno dei miei viaggi più belli, e quindi insomma l'avete visto anche nei video haul, me l'avete visto indossare anche in alcuni video, e mi piace tantissimo. Diva è veramente molto molto bello, secondo me sta benissimo con tutti i tipi di carnagione, con tutti i tipi di capelli, perché essendo così scuro non si diciamo sposa con una particolare ragazza, insomma secondo me sta bene a tutti ed è veramente bellissimo. E non vi dico neanche di quanto lo amo, insomma non mi esprimo neanche sui sentimenti che provo per questo rossetto, perché sapete che sono fissata con questi colori ed è veramente bellissimo. Perdonatemi se la mia dizione italiana sta andando a farsi benedire, ma fare questi video togli metti effettivamente sono un po' faticosi. Ok, scostandoci per un attimo dai matte, questo qui è un satin ed è Rebel, l'inconfondibile Rebel. Penso che chiunque conosca leggermente comunque la nuance dei colori dei rossetti di MAC sappia riconoscere Rebel tra mille. È veramente bellissimo. Questo qui è stato un regalo di quella pazza furiosa di Francesca, mia amica oltre che compagna di università, che mi ha regalato appunto questo rossetto in maniera completamente inaspettata, quindi ti odio ma ti amo. Comunque è un bellissimo rossetto, questo qui l'ho voluto veramente per tanto tempo. Questo rossetto è molto particolare perché a seconda di chi lo indossa vira verso il fucsia, verso il viola, verso il rosso. È molto molto diverso, insomma, a seconda del pH delle labbra, penso che sia dovuto a questo. E su di me tende appunto su questo bellissimo violaceo. E spero che la videocamera non falsi più di tanto, comunque se mai vi metterò anche da qualche parte delle fotografie, anche se adesso non le ho fatte perché sono una persona intelligente. Comunque, è un colore veramente bellissimo, mi piace tantissimo davvero, è molto confortevole sulle labbra ma dura tantissimo. Questo qui l'ho messo a durissima prova, mettendolo tutto il giorno all'università, mi è durato più di 8 ore anche bevendo il caffè e mangiando, quindi va bene, prova caffè superata. Concludo in bellezza con la new entry della mia collezione, che è Russian Red, che è sempre un matte. Tra i matte che possiedo, questo qui è sicuramente il più morbido, al pari con Flat Out Fabulous in realtà, però ancora più morbido, è molto confortevole, ha una durata eccelsa. Questo qui è stato un regalo di una di voi, Martina, maledetta anche te, ti amo, che mi ha portato questo rossetto all'evento di Lush a cui sono stata con Francesca, Giorgia, Terry e tantissime altre ragazze che sono venute. E niente, Martina, sei stata troppo dolce, ma io ti ho già ringraziato, grazie Marti, sei stata troppo dolce. E comunque Russian Red anche è un rossetto che ho bramato per molto tempo, tra l'altro io avevo regalato a Giorgia per il compleanno e mi sono maledetta per non essermelo preso anche per me, perché comunque è un rossetto bellissimo e anche a Giorgia sta benissimo, ma è un rossetto che secondo me sta bene a qualsiasi persona. È un rosso favoloso, è molto più caldo rispetto a Ruby Woo, però sempre sulla scia dei rossi con sottotono blu, comunque rimane sempre un rosso abbastanza standard, insomma un rosso molto molto elegante. Secondo me è veramente un rosso favoloso. E tra l'altro anche la durata di questo rossetto è formidabile, perché io l'ho ottenuto anche questo all'università facendo prova acqua, prova caffè, prova merenda, prova tutto, ed è durato tutto il giorno, veramente è durato. Io lo metto alle 7 di mattina quando esco e l'ho tolto a casa tipo alle 4 dopo pranzo, insomma tantissimo, tantissime ore, una cosa formidabile. Davvero bellissimo, cioè sono tipo 9 ore di rossetto, non so se mi spiego. Ok fanciulle, io ho terminato questa fantastica
review dei miei assetti di Mac. Sto impazzendo, però effettivamente è un video abbastanza faticoso, perché comunque dovete fare levi metti, non so neanche più che tempi verbali sto usando. Questa è la salviettina distrutta che ho utilizzato per pulirmi le labbra, carina, siamo tipo sangue. E comunque niente, fatemi sapere voi se avete qualche rossettino di Mac, se avete qualche wishlist in realtà del rossettino di Mac che volete prendere, perché so che almeno io lo faccio, metto sempre in lista tipo 3-4 rossetti e ogni volta vado a spuntare sperando di riuscire ad arricchire la mia collezione sempre di più. Quindi, detto questo, io me ne vado perché ho parlato tantissimo e non ho più le labbra. Io vorrei anche andare a mangiare perché sono tipo le 2:20 e io ancora non ho pranzato, sto per morire. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, ragazze. Ciao!